Una bellissima storia questa che andava raccontata, ma vi raccontiamo anche e vi parliamo soprattutto di un anniversario, 25 anni di presenza sul territorio, 25 anni di impegno professionale, di professionisti che si sono alternati, 25 anni anche di opportunità formative per tutta una serie di motivazioni, soprattutto per un pubblico che si è legato fortemente al Festival Duni di Matera. Siamo con il suo fondatore, Saverio Vizziello. Buongiorno. Buongiorno e bentrovato. 25 anni, riavvolgiamo un po' il nastro della memoria. Quando tutto prendeva il via, sono passati 25 anni e sono tanti. In un'intervista ho detto che solo un pazzo può portare avanti per 25 anni un festival di musica barocca in questa città. E abbiamo cominciato nel 99 con l'esecuzione di un'opera di Duni, L'Isola dei Pazzi, con la regia di Michele Mirabella, che venne per la prima volta a Matera. Fu un grande successo e di là si è partito con l'idea di creare un festival dedicato a Duni, ma soprattutto che recuperasse la tanta musica stupenda degli autori lucani in Basilicata. In questi giorni ne ascolteremo tantissime. Un festival importante, tra l'altro, che è apprezzato tantissimo a livello internazionale, anche dopo un inserimento, ovviamente, nel REMA nel 2019. Noi abbiamo presentato due volte il festival a Parigi, al Consolato Italiano di Francia, avendo grande successo. Abbiamo portato opere, abbiamo presentato il festival a Napoli, dove c'è la cultura, la culla della musica antica nel mondo. E in questo festival, nella 25ª edizione, il 21 settembre, portiamo le musiche di un altro autore materano scoperto da poco, che è Giacomo Sarcuni, nato a Matera nel 1690, e di lui eseguiremo due messe inedite a Matera il 20 nel Museo Ridola, e replicato il giorno dopo a Napoli il 21 nella chiesa di Girolamini, che possiede la biblioteca più importante al mondo della musica antica. Certo, Saverio, la programmazione va in particolare da oggi, 16 settembre, e si arriverà fino al 10 di novembre. In tutto sono 15 gli appuntamenti in calendario. Abbiamo visto qualcuno navigando proprio sul vostro sito internet di riferimento. Utile, tra l'altro, ad avere notizie, approfondimenti, a leggere quello che accadrà. Si inizia oggi alle ore 19, al centro i luoghi storici. Sempre, sempre nei luoghi storici, Museo Ridola, quest'anno è sala del Palazzo Bernardini. In questi due luoghi si svolgeranno i 14 concerti del Festival Duni. Stasera al Museo Ridola c'è la festa che dà l'inizio al Festival Duni 2024, con l'ensemble La Chirintana, che in costume e strumenti originali danzeranno, per anticipare poi il concerto del Duni Ensemble, un gruppo di musica antica materana diretto da Claudia Di Lorenzo, con Natalia Bonello ai flauti storici, tromba barocca Francesco Panico e al liuto Giuseppe Petrella, con musiche gli autori del Rinascimento. Questo sarà sicuramente utile a iniziare ovviamente al meglio la programmazione di questa 25ª edizione del festival. È chiaro che è diventato un punto di riferimento per il pubblico, per coloro i quali vedono un calendario di appuntamenti di qualità, ma anche per i vostri giovani musicisti, quelli del conservatorio, che hanno opportunità di crescita. la pratica del suonare strumenti antichi è molto in Italia, Palermo, Napoli, Matera un po' stenta a decollare, ma molti giovani strumentisti, violinisti e strumenti ad arco soprattutto, che si approcciano alla musica antica, all'utilizzo degli strumenti antichi, hanno un futuro lavorativo. Matera inizia ora con la sua orchestra barocca. È nata nel festival un'orchestra barocca composta da musicisti soprattutto lucani, diretta da Francesco D'Orazio, che sta facendo veramente molti concerti, e il concerto a Napoli sarà organizzato, suonato dall'orchestra barocca del Festival Duni. Certo, assolutamente. E, non ci resta che rivolgere a chi ci sta ascoltando un invito
a partecipare ai tanti momenti che animeranno un programma corposo organizzato per questi 25 anni, la direzione artistica sempre di Inco Fabris. Inco Fabris, ma vorrei puntualizzare l'ultimo concerto del 10 novembre che si rinnova la collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Matera. L'anno scorso facemmo la maratona Molière con il Borghese Gentiluomo, venne Flavio Insinna. Quest'anno invece la maratona è da Pergolesi a Stravinsky, quindi tutto sul Pulcinella, con un film il pomeriggio che sarà diretto da Nanni Coppola, Pergolesi con l'ensemble Astrea la mattina al Palazzo Bernardini e la sera l'esecuzione delle musiche del balletto del Pulcinella di Igor Stravinsky con l'Orchestra Sinfonica di Matera. Buon lavoro! Grazie. Torneremo da